Pizza Time, però da Roccavivi in provincia dell'Aquila, più precisamente a Pizzart, ospiti di Barbara Coccetti. Ben trovati. Grazie. La tua attività esiste dal 2018, sì. Barbara. Tu sei la titolare e sei la chef pizzaiola, perché la tua è stata una scelta ben precisa, quella di preparare un prodotto di qualità. Sì. E ti sei voluta affidare a chi per questa preparazione? Alla Polzelli. Alla Polzelli, sì. Che è un'eccellenza del territorio laziale. D'altra parte Roccavivi è praticamente vicina alla ciociaria, al Sorano, quindi siamo veramente a due passi. Io vorrei che però tu adesso ti cimentassi nella preparazione della pizza per noi. Perfetto. Cosa hai scelto? Cerchiamo di fare qualcosa di un po' più particolare, un po' più estivo. I panetti sono da 650 grammi. E vengono stesi rigorosamente a mano da te? Sì, 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 vengono stesi con le dita, dentro la farina, dentro lo spolvero. Lo spolvero Polzelli. Sempre Polzelli. Voilà. Stendiamo questo panetto con le dita, proprio con la punta delle dita. Lo stendiamo bene dentro la farina e cerchiamo di fare la lunghezza della teglia. Leviamo la farina in eccesso, lo spolvero in eccesso, e la stendiamo dentro la teglia, cercando di farla aderire a tutte quante le sue parti, tirandola, perché questo impasto va tirato nel momento in cui si mette in teglia. Condimento dopo la cottura, perché adesso dopo la cottura, che ovviamente dura diversi minuti, sì. Quanti con sono precisione? 15 minuti. Dai, 14, poi si deve lasciare ovviamente raffreddare, no? Quindi per la pizza fredda, sì. Per questa pizza fredda. E condisci in che modo questa pizza fredda? Facciamo una base di salsa rosa, la rucola, la condiamo con olio e sale e infine i gamberetti. Rimane un'altra parte, base sempre appunto focaccia. Base focaccia. Fredda, con che cosa? Con il radicchio e ci mettiamo il salmone sopra.